Oltre 80.000 euro, 64.000 dei quali messi a disposizione dalla Fondazione Comunitaria per consentire a tre pazienti affetti da insufficienza renale di farsi curare a casa per un anno, come lo ha spiegato il direttore di nefrologia al Maggiore di Lodi, Marco Farina, durante la presentazione del progetto di dialisi peritoneale assistita. Entriamo subito nell'argomento dicendo che questo progetto vuole essere di fatto un'integrazione di quello che è da molto tempo l'offerta di trattamento per i pazienti con malattia renale cronica che raggiungono lo stadio terminale. Per tutta la comunità nefrologica il trattamento sostitutivo di questa condizione, cioè dell'uremia terminale, per i nostri pazienti è rappresentato dal trapianto renale. La vera, unica, vero unico nostro obiettivo di trattamento sostitutivo. Tuttavia non tutti i pazienti possono accedere e quindi in attesa del trapianto, proprio perché non c'è la possibilità di accedere, è necessario iniziare il cosiddetto trattamento sostitutivo che è la dialisi. Di dialisi ci sono due tipi, due modalità, una è quella che si fa presso il centro attraverso il prelievo, quindi una dialisi di tipo extracorporeo, si fa attraverso il prelievo del sangue che viene depurato e restituito al paziente. L'altra modalità è la dialisi peritoneale, la dialisi peritoneale che viene effettuata sfruttando appunto le proprietà della membrana peritoneale, quindi utilizzando di fatto una membrana fisiologica. La particolarità della dialisi peritoneale nel contesto dei trattamenti sostitutivi è che è un trattamento che nasce come trattamento domiciliare, quindi che si può fare a domicilio e che addirittura i pazienti stessi, in epoca in cui appunto anche le comorbidità erano meno opprimenti, il paziente stesso può realizzare al proprio domicilio o tutt'al più con l'aiuto e il supporto di una figura che di solito è un familiare e che nei tempi moderni viene riferita al cosiddetto caregiver, cioè una persona che si occupa di aiutare il paziente a realizzare il proprio trattamento. Alla presentazione del progetto nella sede della comunitaria in Corso Vittorio Emanuele sono intervenuti il presidente della Fondazione Mauro Parazzi, il direttore dell'azienda socio-sanitaria territoriale Salvatore Gioia, il presidente dell'Associazione Amici della Dialisi e della Nefrologia e Mario Orlandi, in rappresentanza dell'Associazione Amici del Cuore.